Senti, l'artiglio del Grifo scrive una domanda per Melchiorre. Innanzitutto complimenti per l'impegno, per la professionalità nei nostri confronti e per il tuo gol contro il Livorno, che fa sempre comodo. È stata la prima vittoria, lo ricordiamo, del Perugia di Serse Cosmi. Grande fede, il miglior colpo di calciomercato è stato il tuo rinnovo. C'è questa empatia con i tifosi del Perugia, la senti? Ma sì, io da quando sono arrivato comunque ho trovato una curva sempre presente, sempre pronta a supportarci e che si fanno sentire. Quindi è un orgoglio e sono felice di essere rimasto per poter dare quello che ho a questa squadra e a questa tifoseria. Chiede un ricordo del Perugia di Gaucci, ma Federico è dell'87, credo che ricorda un po' poco, no? Sì, Magari quello della Serie A. bravo, io ero piccolino, poi a quell'età magari non ti concentri molto Sul presidente sul più che sui presidente, giocatori. bravo, però immagino comunque che da come ne hanno parlato da quando sono a Perugia, tutti quanti sia stato un presidente molto amato e molto ben voluto, quindi ne approfitto per fare le mie condoglianze ai figli Lo ricorderete no, sabato, no? Sì, giocheremo con il lutto al braccio, giustamente, per il passato che ha avuto. E anche Cosmi vi ha detto qualcosa, penso, di Gaucci. Sì, Cosmi era il primo ad essere turbato questo fine settimana da questa perdita. E sono felice che siamo riusciti a fare una vittoria anche per ricordare questo presidente. Sempre Federico chiede l'artiglio del Grifo che poi corrisponde a Federico Ceccarini, cosa si prova a segnare sotto il muro della curva nord? Ne hai già in parte parlato. E poi una curiosità, che questa ce l'ho anch'io, perché scegliete di giocare sempre il primo tempo sotto la curva nord? Ma Casualità? no, più che casualità, in genere attaccare di fronte alla propria curva è un fattore in più e quindi proviamo a sbloccare subito la partita grazie anche al supporto della nostra tifoseria. Ma questo vuol dire anche che Rosi è molto bravo a testa o croce, perché vince sempre lui, insomma. Certo, ci vuole anche quello, capitano fortunato. Giuliano.